Siamo in compagnia di Jean-Léonard Touadi, che sarà il nostro moderatore. Jean-Léonard Touadi lo conoscete tutti, filosofo, giornalista, politico congolese, vive in Italia da moltissimo tempo. Insieme a lui c'è Jean Ziegler, sociologo svizzero. Jean Ziegler ha fatto tantissime cose nel corso della sua vita e una delle ultime, quella che citerò, è il fatto che è vicepresidente del Comitato di Sorveglianza del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Ha pubblicato recentemente per Tropea L'odio per l'Occidente, libro che troverete presso la libreria del chiostro di San Paolo. E qui alla mia sinistra c'è Boubacar Boris Diop, scrittore e giornalista senegalese. Ha pubblicato per EO Mourambi il libro delle ossa, un romanzo sul genocidio ruandese. Allora, io non voglio togliere altro tempo a discussione perché siamo già abbastanza stretti sui tempi, quindi Jean-Léonard sa che dovrà poi gestire il dibattito con il pubblico in maniera molto asciutta. Ti lascio la parola e grazie. Allora, benvenuti a tutti voi, convenuti numerosi qui al cinema per questa tavola rotonda che, come si diceva prima, è dedicata ai 50 anni delle indipendenze africane. Il parterre è un parterre di grandi occasioni. Boubacar Diop, senegalese, amico di lunga data, col quale abbiamo fatto molti incontri di questo tipo, sia a Dakar che qui in Europa, e Jean Ziegler, che in termini africani possiamo, come dire, chiamare come un antenato della saggistica sulle questioni dello sviluppo, degli squilibri tra nord e sud, della povertà, delle ingiustizie e delle strutture oppressive dell'economia mondiale. Quindi due testimoni di eccezione per parlare di questi 50 anni di indipendenze africane. Due parole solo per introdurre e dare qualche coordinate. Non stiamo dicendo e non si vuole dire che l'Africa ha 50 anni, sarebbe un errore poterlo dire. La storia africana ovviamente non comincia con le indipendenze africane, non comincia tantomeno con la cosiddetta scoperta dell'Africa da parte di Vasco da Gama quando riuscì a circumnavigare l'Africa nel 1498, doppiando il Capo di Buona Speranza alla confluenza tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano, fino ad arrivare a Mombasa nella costa orientale. La storia africana, come sapete, coincide con la storia dell'umanità. È il continente africano il teatro dove la nostra specie umana ha sperimentato questa lunga e irreversibile evoluzione dalla condizione di scimmie antropomorfe alla condizione di Homo sapiens sapiens. E quindi l'Africa è il continente, è la culla dell'umanità e l'esperienza umana coincide con la storia di questo continente. Non a caso le più grandi civiltà umane, tra cui la civiltà egiziana, prende le mosse proprio da quell'epicentro che era il Sahara umido, l'attuale deserto del Sahara quando ancora non era Sahara. Da lì poi le popolazioni, quando diventa deserto, emigrano verso la valle del Nilo e da lì danno luogo alle civiltà nilotiche, tra cui le più importanti delle civiltà nilotiche è quella egiziana. E quindi c'è una parentela di tutti noi con l'Africa. Parlare di Africa è come parlare di qualcosa di primordiale, non di primitivo, di primordiale, qualcosa di arcaico che ci appartiene proprio come arché, come principio, come inizio, come cominciamento. Vogliamo parlare invece di un segmento specifico della storia di questo continente, cioè il momento in cui, dopo la lunga notte coloniale, che più o meno dura dal 1885, la spartizione dell'Africa al congresso di Berlino fino a 1960.
Una storia preceduta però da un'altra storia, che è la storia della schiavitù, quindi siamo lì nel XVI secolo, quindi 3 secoli di schiavitù, 1 secolo e mezzo di colonizzazione e finalmente l'alba di un'era nuova con l'indipendenza. Quindi voi capite che stiamo parlando di un momento importante, di un momento topico di passaggio. Un momento che sarebbe dovuto essere la riappropriazione da parte degli africani del loro spazio e del loro tempo. Spazio materiale conquistata con le armi, ma spazio simbolico attraverso la civilizzazione, l'imposizione della civilizzazione occidentale. Magnificamente riassunto nel libro di Serge Latouche, L'occidentalizzazione del mondo. Però anche riappropriazione del proprio tempo, non solo lo spazio, anche il tempo. Quindi siamo qui 50 anni dopo questo grande slancio, che tra l'altro arriva prima degli anni 60. Importante l'indipendenza della Liberia, importante la storia dell'Etiopia, attraverso il maldestro tentativo italiano di tardivamente ricominciare, lavare l'onta di Adua, diceva Mussolini, per vendicare le truppe italiane che furono sconfitte ad Adua nel 1896 dalle truppe di Menelik. Quindi l'Etiopia riconquista la sua indipendenza prima di tutti, e poi il Ghana con Kwame Nkrumah e via via tutti gli altri. Però il momento topico sono gli anni 60, in cui molti dei paesi riconquistano l'indipendenza e si affacciano sulla scena internazionale. Il movimento di decolonizzazione ovviamente continua nel 75 con le colonie portoghesi che conquistano la loro indipendenza, nel 91 con la Namibia che conquista la sua indipendenza, nel 93 con l'Eritrea che si stacca dall'Etiopia e nell'81 la Rhodesia del Sud, l'attuale Zimbabwe, che conquista la sua indipendenza. Però il grosso, il momento simbolico sono gli anni 60. Quindi stiamo parlando di questo e vogliamo parlarne dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale. Che cosa ne è di questo grande sogno dell'indipendenza? Comincio con Boris. Uno scrittore africano molto famoso, Amadou Ourouma, ha fatto dire a uno dei protagonisti dei suoi libri una constatazione amara, dove dice: "Ma quando mai finiranno queste vostre indipendenze? Che cosa è diventato il sogno dell'indipendenza?" Qualcuno dice che è diventato un incubo. Qualcun altro dice invece che la scintilla, la speranza ancora c'è per questo continente. Merci Jean-Léonard, merci a Grazie Jean-Léonard, chacune et chacun d'entre vous grazie a tutti voi, grazie di essere venuti qui per questo dialogo, questo piccolo dialogo. Stiamo parlando delle indipendenze africane oggi. Effettivamente, come è giustamente stato detto, il libro di Kourouma segna una data importante, ovvero l'inizio delle indipendenze, il momento a partire dal quale gli africani hanno cominciato a porsi delle domande, a interrogarsi, a porsi una domanda abbastanza strana, se ci pensiamo bene, tutto sommato, che si può riassumere come giustamente lei ha appena fatto. Ovvero, la domanda è la seguente: abbiamo fatto bene quando abbiamo rivendicato la nostra libertà? È stato giusto farlo, visto l'uso che ne è poi stato fatto? Secondo Kourouma, non secondo me, e questo lo voglio precisare, si è parlato dell'uso che è stato fatto della libertà, la corruzione, i colpi di Stato, le guerre civili, eccetera. In Canta Diop,
maestro, questo storico antropologo senegalese molto celebre. Bene, in lui c'è un'immagine che dipinge circa il rapporto tra il maestro e lo schiavo, il padrone e lo schiavo. Il padrone dice allo schiavo: vattene, sei libero adesso, puoi andare. Allora lo schiavo esce dalla piantagione, si allontana da questa piantagione, percorre alcuni chilometri, ma la libertà è un'avventura che può essere complessa, può essere ambigua e anche dolorosa. Lo schiavo quindi ritorna dal suo padrone e gli dice: beh, tutto sommato sto meglio qui nella piantagione con i miei fratelli, anche con le frustate. Dico questo perché a mio parere c'è un modo per interrogarsi e per chiedersi che cosa è diventata l'Africa dopo 50 anni di indipendenza. E forse è un'immagine che assomiglia alla storia del padrone con lo schiavo. Naturalmente, mutatis mutandis, ci sono molte cose da sottolineare, ma questa è un'idea principale. Ecco, forse per ora posso fermarmi qui e poi magari eventualmente potrei approfondire questa questione. Grazie. Prima di passare... al maestro Jean Ziegler, un'altra domanda per andare ancora più in profondità in questa analisi. Molti musicisti, molti scrittori, molti artisti, lo stesso Aimé Césaire, nel suo bellissimo libro Una stagione in Congo, parlano dell'indipendenza come un momento di ballo, di gioia, dove si è ballato il cha-cha-cha, il famoso cha-cha-cha delle indipendenze, che è il leitmotiv un po' di quel momento là. Qualcuno dice, ma questo ballo alla fine è diventato un funerale. Qualcun altro dice, no, in realtà non è vero che il cha-cha-cha non c'è più. L'unica cosa che mentre al momento dell'indipendenza a ballare erano tutti, la classe governante e il popolo, oggi il cha-cha-cha è rimasta solo per le élite al potere. Da che parte stai? Ieri sono arrivato qui verso le 19. Ho aperto la porta della mia camera d'albergo e ho acceso la televisione e mi sono collegato con la BBC. Stavano trasmettendo in live un reportage dalla Nigeria, perché ieri erano i 50 anni dell'indipendenza della Nigeria. Avevano quindi previsto di celebrarlo con una grande festa, fuochi d'artificio, balli, eccetera. Però tutto questo si è concluso in un bagno di sangue. Ci sono state delle autobomba, dei camion bomba, per meglio dire, lanciati dai ribelli del delta del Niger. E mi sono detto, subito mi sono detto, beh, forse questo è qualcosa di simbolico, si sta cercando di festeggiare l'indipendenza, ma la festa termina in un bagno di sangue. Poi mi sono ripreso e mi sono detto, ma perché ciò che vale per la Nigeria dovrebbe essere adattato all'insieme di un continente così vasto, così diverso dal punto di vista umano, un continente le cui dinamiche storiche e sociologiche sono completamente diverse? Perché? Perché dobbiamo continuare a pensare che l'Africa sia l'unico luogo del mondo considerato come una specie di villaggio continentale? Ho scritto un libro nel quale parlo ampiamente di questo aspetto, un libro pubblicato con il titolo francese L'Afrique au-delà du miroir, l'Africa al di là dello specchio. E in quest'opera io veramente sottolineo questo elemento: dobbiamo stare molto attenti quando gli africani stessi pensano che, per esempio, ogni volta che si parla del Gabon si parli anche del Botswana, si parli del Sudafrica, della Tunisia o dell'Egitto. Non è la stessa cosa, non ha senso questo atteggiamento. Quindi quando un evento
evento avviene da qualche parte, per me ha un significato rispetto però al paese nel quale questo evento ha avuto luogo e forse rispetto magari ad una regione in generale, ma non necessariamente rispetto all'insieme del continente. Io provengo da un paese che si chiama Senegal, ho un'esperienza di questo paese e non c'entra nulla la mia esperienza con queste realtà. L'esperienza di un abitante della Costa d'Avorio non ha nulla a che vedere con l'esperienza di un ruandese, ad esempio. Pertanto invito realmente a lavorare maggiormente sulla separazione, la deconnessione di ogni realtà, che non vuol certamente dire una frammentazione. Il sogno panafricano, il sogno dell'unità del continente è un sogno per il quale bisogna lavorare, ma affinché questo sogno si possa realizzare in modo valido, bisogna partire da ciò che è reale. E ciò che è reale sono appunto esperienze storiche che talvolta sono radicalmente diverse le une dalle altre. Questo è un invito molto probabilmente metodologico molto importante, cioè distinguere. Non prendere l'Africa come un continuum geografico storico, ma come possibilità di distinguere i contesti nazionali, i contesti regionali, prendere la storia di ciascun paese, quindi abituarci a parlare di Afriche anziché parlare di Africa. Questo sicuramente una grande indicazione metodologica. Vado da Jean Ziegler, che e soprattutto qualcuno che è stata per l'Occidente un pungolo di coscienza, uno che ha messo l'Occidente e anche il suo paese, la Svizzera, ricordo quel libro magnifico, l'Africa la Svizzera lava più bianco, su riciclaggio, su un'economia svizzera che vive tutto sommato sulla possibilità che hanno le persone di portarvi dei soldi di provenienza non sempre lecito. Ha un approccio alle questioni dello sviluppo, dei diritti umani abbastanza inedita e anche forte, c'è una grande passione, ecco, tutte le sue opere trasudano di questa passione per la giustizia, di questa passione per l'uomo e soprattutto che non guarda in faccia a nessuno, ai grandi gruppi, alle multinazionali e così via dicendo. Il suo ultimo libro è questo, La haine de l'Occident, e quindi l'odio per l'Occidente. E lui è anche l'autore della fame nel mondo spiegato a mio figlio. Insomma, è un autore non solo prolifico, ma un punto di riferimento importante. A lui vorrei chiedere questa cosa qua. Quindi abbiamo cominciato a esaminare un po' l'aspetto politico di società, però l'aspetto economico, il fallimento economico del continente africano è forse quello che balza agli occhi in tempi di globalizzazione in cui c'è l'ingresso di paesi emergenti come il Brasile e altri paesi della povertà, l'India. All'inizio degli anni 60 un autore francese, René Dumont, ha scritto L'Afrique noire est mal partie, analizzando le scelte economiche fatte dai paesi africani e vedendo che insomma il mimetismo dei modelli importati da fuori l'aveva fatta da padrone rispetto alla capacità invece di innovare. Quel titolo oggi lei lo conserverebbe? Che cosa ci può dire oggi sulla situazione economica dell'Africa? Il fatto che ancora i poveri del mondo siano concentrati su questi continenti, almeno statisticamente. Prima di tutto vorrei ringraziarvi per l'invito che mi avete fatto. Io non parlo a nome dell'ONU, ma parlo in nome mio in quanto autore, quindi ho già abbastanza problemi a New York, quindi rispondo a titolo privato a queste domande importanti.
L'Africa, prima di tutto, 1 miliardo di esseri umani, sono 53 stati, si tratta di una diaspora africana che copre il terzo della popolazione africana che vive in deportazione. Molti di loro non conoscono l'indipendenza in senso etimologico. Haiti è un trust americano, anche la Giamaica, la Guyana nera è un dipartimento d'oltremare francese, le Antille sono anche esse un dipartimento d'oltremare, c'è solo Cuba, paese nel quale il razzismo è stato sconfitto, dove la popolazione nera è veramente integrata nello Stato e dove si può parlare di indipendenza e di autodeterminazione della popolazione africana. Ma la diaspora ancora una volta è dominata. Sul continente africano possiamo ricordare il Sahara occidentale, Ceuta e Melilla che sono occupate dalla Spagna, quindi l'indipendenza non è totale né per la diaspora, per coloro che vivono in stato di deportazione o coloro che sono i discendenti dei deportati e neanche sul continente. E come ha detto Jean Léonard, abbiamo considerato questi 50 anni di indipendenza perché era necessario trovare un titolo, ma le ultime grandi lotte, pensiamo all'Africa del Sud, le prime elezioni nel 1994, da 15 anni, quindi non 50 anni. Quindi la domanda, quindi consideriamo questo periodo di 50 anni, in 30 anni, sto citando la Banca Mondiale, quindi dall'80 al 2010, in 18 paesi africani su 53 il reddito è sceso. Il furto in Africa è qualcosa che è aumentato. Parlo dell'oro del mondo, per esempio. Quindi l'ordine attuale del mondo è un ordine cannibale. Le 500 società più importanti del mondo hanno controllato 53,8% del PIB, ossia di tutte le ricchezze del PIL, di tutti i capitali, le merci, i servizi, brevetti, prodotti in un anno sul pianeta. Questa oligarchia del capitale finanziario globalizzato ha un potere essenzialmente occidentale, mentre i bianchi sono solo 12,8% della popolazione mondiale. Quindi questa oligarchia del capitale finanziario mondializzato, che è essenzialmente occidentale, ha un potere su questo pianeta militare, economico, finanziario, come nessun papa, nessun imperatore ha mai avuto in tutta la storia dell'umanità. E una delle prime vittime di questo ordine cannibale è l'Africa. Si tratta del continente nel quale la fame è assolutamente feroce in tutto il mondo. Ogni 5 secondi un bambino muore di fame, 37.000 persone muoiono di fame tutti i giorni e 1 miliardo di persone sono in uno stato grave di malnutrizione. Quindi il World Food Program ci dice che l'agricoltura mondiale potrebbe nutrire senza problemi 12 miliardi di persone, quindi il doppio dell'umanità. Quindi la conclusione è: non c'è una mancanza oggettiva, Marx si è sbagliato. Marx ha creduto sino al momento in cui è morto che la coppia maledetta del padrone e dello schiavo
avrebbero accompagnato l'umanità durante generazioni e generazioni a venire. Un bambino che muore di fame adesso è un bambino che è assassinato. Io prendo l'esempio della fame per rispondere alla domanda economica, per capire che cosa è successo in questi 50 anni. Le cifre della FAO e il paragone che hanno fatto dal 75 al 2005, quindi 30 anni. Nel 75 32 milioni di africani erano in uno stato di malnutrizione, nel 2005 201 milioni sono in uno stato di malnutrizione grave. Perché c'è la fame in Africa? Perché è fatta da strategie umane. Per esempio, il dumping agricolo dell'Unione Europea è qualcosa di spaventoso. L'anno scorso i paesi industrializzati hanno pagato 349 miliardi ai loro contadini per, come sovvenzione per le esportazioni. Sui mercati africani oggi, non è a lei che lo devo dire, lei lo sa molto meglio di me, potete comprare frutta, verdure, polli italiani, francesi, portoghesi, greci ad un terzo del prezzo del prodotto agricolo equivalente africano. E qualche chilometro più in là trovate il contadino Wolof o Bambara con la moglie, i figli che stanno sotto un sole cocente, lavorano sino a sfinirsi e non hanno nessuna possibilità di raggiungere il minimo vitale. Questa è una conseguenza del dumping agricolo. L'anno scorso 22 milioni di ettari di terra coltivabile è stato ripreso. Quindi parlo di 22 miliardi di ettari. In Mali, nel nord dell'Etiopia, anche in Madagascar. Quindi in queste terre c'erano dei contadini competenti, lavoratori, e sono stati espulsi. La Banca Mondiale aiuta questa rapina delle terre con un'organizzazione che confonde le Nazioni Unite. La Banca Mondiale dice bisogna guardare la produttività dei paesi africani. Un ettaro di cereali in Burkina Faso o in Senegal dà, se non ci sono cavallette o altre catastrofi, da 600 a 700 kg di miglio. In Lombardia, in Bretagna, in Svizzera o dovunque, un ettaro di cereale dà 10 tonnellate. Ma non perché il contadino lombardo o francese sia più intelligente, più lavoratore rispetto al contadino africano, per niente. L'Africa ha una fantastica civiltà contadina. Ma è perché, per il fatto che ci sono i paesi indebitati che non hanno nessun tipo di risorsa perché le risorse sono rubate dagli occidentali e quindi non hanno mezzi per comprare fertilizzanti, per fare l'irrigazione, per fare una selezione delle sementi e quindi è vero la produttività è bassa. 3,8% solo delle terre a sud del Sahara sono irrigate, tutto il resto è agricoltura irrigata dalla pioggia come 3.000 anni fa. Quindi la Banca Mondiale ha ragione di dire finanziamo la ripresa di queste terre da parte di quelli che si chiamano i rich farmers. Quindi sarebbe necessario che la comunità internazionale e soprattutto le organizzazioni di Bretton Woods dessero i mezzi di investire nel settore agricolo per assicurare l'agricoltura di sussistenza. Ultimo commento. Vorrei dire tante cose, ma so che non ho il tempo.
Il rapporto con le risorse. Le pays le plus pauvre, il paese più povero report, sulla lista del Human Development Report sul programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo è il Niger, la Repubblica del Niger, che è il secondo produttore di uranio nel mondo, subito dopo il Canada. Una società domina tutte queste miniere. È la società Areva, una società francese. Areva detta le sue condizioni e non paga quasi niente per l'estrazione dell'uranio, che è essenziale per le centrali nucleari, come voi sapete. E talvolta qualcuno cerca di chiamare i cinesi per vedere se non si può tenere un po' di più. Che cosa succede? Colpo di Stato. L'ultimo è stato nel febbraio scorso. Tangja aveva ricevuto una delegazione cinese, i servizi segreti francesi, ma è una mia supposizione. Non voglio avere un processo, ne ho già abbastanza, però si può supporre che Tangja non sia caduto da solo dal suo scranno di presidente. Quindi il nuovo presidente del Niger ha firmato i contratti. Quindi se la Repubblica Democratica del Congo, Congo-Brazzaville, Pointe Noire, le plateforme, quindi dove abbiamo le piattaforme di petrolio nell'Atlantico, il Katanga, che è una provincia del Congo dove abbiamo cobalto, manganese, tantissime risorse. Quindi la Repubblica Democratica del Congo abbiamo 2 milioni di persone che sono morte di fame in 10 anni, una guerra civile permanente dal 95 che colpisce la parte orientale del paese con violenze di massa sulle donne, con torture, con distruzione, cose che possiamo leggere tutti i giorni sul giornale. Se un governo popolare arrivasse al potere attraverso un'insurrezione popolare, perché purtroppo non ci sono altri mezzi, quindi se in Niger, a Niamey, un governo popolare che difendesse l'interesse pubblico, se a Kinshasa un governo popolare arrivasse al potere, bene, in un anno o due questi paesi che sono paesi di morte e miseria sarebbero delle società floride, assolutamente floride. Perché si tratta di culture tra le più antiche del mondo, i Tuareg, i Polsi, i Germà, sono culture fondamentali ed è lì che si trovano. Per non parliamo della Nigeria, che è l'ottavo produttore di petrolio del mondo e il paese più popolato dell'Africa, 147 milioni di abitanti. Estraggono 2,2 milioni di barili di petrolio al giorno ed è il paese che è al 16° posto in fondo per quanto riguarda lo sviluppo. È una percentuale impressionante di persone malnutrite, perché le compagnie petrolifere mantengono attraverso la corruzione dal 1965 delle dittature, delle giunte militari, che cambiano. Prima sono i generali del nord, poi sono quelli del sud. Quindi se domani alcuni movimenti di indipendenza, alcuni di loro non sono proprio consigliabili, non sono proprio angeli, però se un movimento di liberazione arrivasse al potere, la Nigeria, questo paese di povertà dove abbiamo i Fulani, i Yoruba, i popoli più grandiosi del continente, ebbene, in qualche anno questa immensa Nigeria diventerebbe una società florida.
Quindi il problema non è la cooperazione tecnica, il problema non è di dare di più ma rubare meno. Noi abbiamo un compito fondamentale, ecco perché sono così felice di questa riunione così interessante, perché qui può nascere una società civile, al di là dei partiti, una fraternità di persone che si riuniscono nelle ONG, nei movimenti sociali nuovi, Greenpeace, Via Campesina, ATTAC, persone che si riuniscono e dicono: vogliamo rompere con l'ordine cannibale del mondo. Non posso vivere su una terra dove ogni 5 secondi un bambino muore di fame, mentre il pianeta è pieno di ricchezza. Ebbene, questo ordine potrebbe cambiare radicalmente. Quest'ordine basato sul capitale finanziario deve essere spezzato e tutte le strutture dell'oppressione, potrei parlare della struttura della borsa dove si vendono gli alimenti di base come il riso, il mais, quindi la speculazione che fa esplodere i prezzi sul mercato mondiale di questi alimenti di base. Nelle bidonville abbiamo dei poveri che non possono più comprare questi alimenti di base. Ebbene, noi abbiamo il potere, l'Italia è una democrazia, la Francia è una democrazia. I paesi dove stanno queste oligarchie planetarie dominanti, si tratta di paesi che hanno i diritti umani, dei diritti che funzionano, che hanno libertà pubbliche che sono effettive in Italia, la mobilitazione è possibile e possiamo forzare i nostri ministri dell'agricoltura domani a Bruxelles e chiedergli di fermare il dumping agricolo, smettere di rovesciare sul mercato africano gli alimenti europei in surplus. Possiamo proibire la speculazione di borsa sugli alimenti di base, possiamo proibire che centinaia di migliaia di alimenti siano bruciati per farne carburanti. L'anno scorso gli Stati Uniti hanno bruciato 138 milioni di tonnellate di mais e centinaia di migliaia di tonnellate di grano per farne bioetanolo e biodiesel, dicendo qualcosa che Obama ripete continuamente: l'energia vegetale deve sostituire l'energia fossile per proteggere il clima, perché nelle città americane non si respira più, e ridurre la dipendenza dal petrolio straniero. Gli Stati Uniti hanno 300 milioni di abitanti, ma sono la più grande potenza industriale del mondo. 25% dei beni industriali del mondo sono prodotti dagli americani. E per far questo utilizzano 20 milioni di barili al giorno, di cui 12 sono importati e solo 8 milioni sono prodotti tra Alaska e Texas, e vengono da regioni estremamente pericolose: il delta del Niger, l'Asia centrale, il Mar Caspio e il Medio Oriente. Il Medio Oriente. Devono quindi mantenere una forza militare completamente sproporzionata per assicurare le forniture di petrolio, pagare a Israele 2-3 miliardi per mantenere l'ordine in questa regione. Tutto questo perché quindi vogliono ridurre la dipendenza petrolifera. Io capisco questi argomenti, però bruciare degli alimenti quando un bambino muore di fame ogni 5 secondi è veramente un crimine contro l'umanità. Finisco, se no Jean-Léonard non è contento con me, è un deputato, quindi dobbiamo fare attenzione. Bisogna essere gentile con lui, perché i deputati sono importanti.
Quindi volevo dire semplicemente che in un regime democratico non esiste l'impotenza, possiamo fare tutto. Vi ho dato solo alcuni esempi, ma potete considerare tutte le strutture omicide del mondo che saccheggiano l'Africa, che fanno in modo che l'Africa sia un mendicante seduto su un monte d'oro. Che questo continente così ricco di risorse minerali, fossili, agricolo, che è ricco culturalmente soprattutto, ricco di antiche civiltà, ricco di strutture fondamentali, sia così terribilmente martirizzato dai bianchi, dalle potenze del capitalismo globalizzato. Possiamo spezzare quest'ordine attraverso la mobilitazione democratica e una dopo l'altra queste strutture possono crollare. Se ci riusciamo, la condizione è di creare un fronte comune di resistenza e solidarietà tra i nuovi movimenti di resistenza in seno alle società dominatrici e i movimenti insurrezionali o pacifici, movimenti sociali di emancipazione sul continente africano. Se riusciamo a creare questo fronte, a creare questi rapporti di reciprocità, di complementarità, di solidarietà, allora l'ordine del mondo cannibale potrà crollare. Grazie a Jean Ziegler che in questa prima parte del suo intervento ci ha fatto riflettere sulle responsabilità della nostra economia, del nostro modello di sviluppo, delle nostre scelte di consumo su ciò che avviene nel continente africano, ma in generale nei paesi cosiddetti in via di sviluppo. E la nostra economia, il dumping di cui ha parlato, ma ritengo la necessità di fare fronte comune tra la società civile, quella più impegnata, quella che vuole il cambiamento del nord, e quelle forze che nel continente si stanno muovendo. È un po' questo il senso dei vari forum sociali che si sono tenuti, una volta in Italia, una volta a Nairobi, un'altra volta a Porto Alegre. Questo tentativo di creare un fronte comune dove chi sta dentro le democrazie occidentali dominatrici, come li chiama lui, deve impegnarsi non tanto ad andare in Africa a salvare i negretti e darsi buona coscienza, ma a volte basta rimanere qui e lottare contro quello che Giovanni Paolo II chiamava le strutture di peccato, che le strutture di peccato stanno nelle nostre società, stanno nel nostro modello di sviluppo, stanno nel nostro sistema dei consumi, e a volte il miglior modo di aiutare l'Africa è quello di stare qui a combattere quelle strutture là, perché poi all'Africa gli africani potranno poi pensare a questo. E quindi rivolgo la prossima domanda a Boris. Se si guardano questi anni, ci sono stati dei punti di riferimento africani che hanno tentato di esprimere una politica diversa, uno sviluppo diverso, un modo diverso di vivere questa apertura dell'Africa al mondo. Penso a alcuni padri dell'indipendenza, penso a gente come Julius Nyerere in Tanzania, penso allo stesso Lumumba che non ha avuto il tempo di sviluppare le sue idee, che è morto prima, ma penso anche a Thomas Sankara, penso al pensiero di Amilcar Cabral in Guinea-Bissau. E quindi c'è lungo questa strada delle personalità africane che hanno teorizzato e praticato un modo diverso di affrontare questa sfida dell'indipendenza. Però riallacciandomi alla sua domanda, volevo chiedere che cosa pensi dell'esaltazione che c'è in Occidente della società civile africana, del mondo dell'informale. Ecco, soprattutto Serge Latouche ha contribuito molto a far conoscere l'altra Africa, constatando il fallimento dell'ufficialità africana. Lui dice
Bisogna leggere l'Africa attraverso il movimento informale. Tu vivi in una città, Dakar, dove, come dire, l'economia informale si tocca per mano, l'auto-organizzazione contadina si sta sviluppando anche in Senegal e anche in Mali. Ecco, se ci puoi dire qualcosa sia sulla leadership illuminata che cerca strade nuove, sia su questo fermento che ha fatto dire a uno scrittore del Senegal che l'Africa è una pentola che bolle. Ecco, che cosa bolle dentro questa pentola? Il y a quelques années, j'ai l'impression que le micro ne marche plus. Hein? Voilà. Voilà. Il y a quelques années, alcuni anni fa cette idée, oui, è nata effettivamente questa idea secondo cui bisogna unirsi, bisogna affrontare il nemico. Circa due decenni fa è nata questa idea, o forse anche qualcosa di più. Si aveva l'impressione che effettivamente questo atteggiamento potesse funzionare, ma oggi, se consideriamo a che punto, in fondo, i diversi stati africani, ma anche le diverse popolazioni africane, si sono ripiegati su delle logiche nazionali, ovvero hanno adottato traiettorie completamente diverse, allora ci rendiamo conto che forse le cose stanno diversamente. Forse oggi mi sento meno ottimista, io personalmente. Naturalmente io sono stata a Porto Alegre, faccio parte del movimento sociale africano, ma ad un certo punto ho comunque ricevuto alcune, come dire, vissuto alcune insoddisfazioni e mi sono ritirato da tutto questo perché vedo che la situazione comunque è più complessa di quanto si pensava e è quasi scoraggiante in certi casi. Giustamente, come è stato detto prima, ad un certo punto forse sarebbe bastato semplicemente citare i nomi, le nom de Nkrumah, per esempio, le nom de Cabral, e, on avait des citare de queste persone per parlare di leader politici, ma anche comme, pensatori come Fanon, ad esempio, Césaire, che non erano africani, ma che erano comunque estremamente legati alle realtà e al pensiero africano, oppure basta citare Polissé Kanta, o Netto, che era un poeta e nel contempo era un uomo politico, quindi bastava citare queste persone, bastava citare i loro nomi per veder emergere in un certo qual modo l'idea di una Africa combattente che camminava, che procedeva nella stessa direzione, un'Africa che avesse delle speranze. Oggi invece, 50 anni dopo, effettivamente ci si interroga su tutto questo. Vorrei iniziare dicendo che 50 anni, anche nella vita di un essere umano, è pochissimo, non è nulla. Si è ancora giovani a 50 anni. Per un continente così importante, considerato come la culla dell'umanità, beh, naturalmente 50 anni sono pochi, quindi in fondo la riflessione deve essere approfondita, perché cosa si può dire su 50 anni della vita di un continente? 50 anni di un continente è un miliardesimo di secondo per la vita di un continente. Ciò nonostante, non sono d'accordo con coloro che dicono che le indipendenze africane forse è qualcosa di cui è meglio non parlare, perché comunque non c'è nulla da dire, non c'è nulla da celebrare, perché tutto sommato non c'è nulla di cui si possa essere fieri. Beh, prima di sviluppare questo punto, vorrei aggiungere un'osservazione legata a quanto mi hai chiesto, ovvero a Göteborg, a Londra, a Belo Horizonte, in Brasile, a Bruxelles, la scorsa settimana, ovunque nel mondo e oggi a Ferrara, domani a Roma insieme a te e poi a Milano, parlerò all'Università Cattolica. Bene, abbiamo l'impressione che il mondo intero, forse soprattutto il mondo occidentale, stiano celebrando più questo cinquantesimo di quanto non lo stiano facendo i paesi
paesi africani. In Senegal, ad esempio, non abbiamo visto nessuna celebrazione, non c'è stata nessuna differenza tra il 49esimo e il 50esimo anniversario dell'indipendenza. Ecco, forse questo merita una riflessione. C'è una specie di perdita del possesso del discorso sulla propria realtà da parte dell'africano, e forse bisognerebbe interrogarsi su questo. Abbiamo l'impressione che in fondo l'indipendenza sia una specie di curiosità intellettuale, una specie di curiosità etnologica, se mi consentite questo termine. Perché alcuni pensano, beh, abbiamo dato loro l'indipendenza 50 anni fa, vediamo cosa ne hanno fatto, vediamo cosa sono stati capaci di fare, con un'idea recondita secondo cui uno pensa, beh, vedete, non hanno fatto granché in questi 50 anni. In aprile scorso ero a Ginevra, al Salone del Libro di Ginevra, e c'era un salone africano. E tra le varie tavole rotonde, a cui io non ho partecipato, però l'ho saputo, tra le varie tavole rotonde una era particolarmente perniciosa e malevola, se posso dire così. Era una tavola rotonda sull'aiuto. Quindi dicevano 50 anni d'aiuto all'Africa, che cosa ne hanno fatto? Cosa è successo in questi 50 anni? L'idea recondita era, ecco, vedete, gli africani hanno rubato i nostri soldi. Quindi credo che questa sia una logica particolarmente malsana. Ciò detto, quando le persone dicono che beh, non bisogna parlare delle indipendenze, eccetera, anche su questo io non sono d'accordo. Condivido invece l'idea del collega secondo cui gli anni 60 rappresentano soltanto un punto di riferimento teorico, un punto di partenza, sì, ma che racchiude un periodo molto più ampio e molto più interessante, che comprende ad esempio la lotta contro l'apartheid, che comprende anche i sollevamenti armati in Zimbabwe, nelle ex colonie portoghesi, Mozambico, Angola, Guinea-Bissau, Capo Verde. Bene, c'è tutto questo, si parla degli anni 60, ma non per rimanere ancorati a quell'argomento, ma per ampliare il pensiero. Quindi a partire da quell'elemento ci sono due ragioni principali che ci spingono a parlare delle indipendenze, ovvero la prima ragione è per dire, e questo è un punto sul quale desidero insistere, per dire, dicevo, che queste indipendenze sono state una trappola fin dall'inizio, ovvero sono state profondamente manipolate, sono state in un certo qual modo indipendenti dalla nostra volontà. Un politico francese, Edgar Faure, riassume perfettamente l'atteggiamento della Francia nei confronti delle rivendicazioni di libertà, eccetera, dicendo quanto segue. Dice: noi ce ne andremo, ma ce ne andremo per rimanere ancora di più. Quando si fa il processo delle indipendenze, bisognerebbe sempre ricordare che in molti casi, soprattutto nelle colonie, ex colonie francofone che io conosco meglio, si fa il processo a delle nazioni che non sono state indipendenti. Lei prima ha parlato del caso recente del Niger, ma questa è una vecchissima storia. Nell'aprile del 74, Amanigiori disse che e quella era, si parlava già della questione dell'uranio, di questi accordi talmente squilibrati per cui già all'epoca si diceva bisogna fare qualcosa, in maniera abbastanza timida naturalmente. Jory era tutto fuorché un rivoluzionario, era comunque francofilo, con Bourguiba e Senghor è stato all'origine del movimento dell'organizzazione della francofonia, quindi non era una persona aggressiva. Ciò nonostante si rendeva conto, come giustamente ha detto lei, si rendeva conto che la gente già moriva di fame, mentre quel paese aveva delle enormi ricchezze, ma immediatamente è stato liquidato. E la maggior parte dei colpi di Stato, comunque nel continente africano, che sia in Congo, in Niger, nel Benin, eccetera,
hanno una base di questo tipo. C'è comunque sempre una mano straniera sopra questi colpi di Stato. Non mi piace dare l'impressione di una persona che si lamenta, che ogni volta che si parla di problemi africani la responsabilità è di altri, ma purtroppo bisogna dire che in un mondo così interdipendente i poveri sono sempre quelli che soffrono di più. E questo è davvero un punto sul quale bisogna riflettere. Non è per nulla che una persona come Verschaer, ad esempio, abbia coniato il termine Francia-Africa. Queste espressioni hanno un senso, hanno un contenuto. Ciò detto, vorrei anche attirare la vostra attenzione su alcuni fenomeni interessanti. Sì, vorrei aggiungere prima un altro punto su Lumumba, il Congo. Nel gennaio 61 quest'uomo è stato ucciso nelle condizioni abominevoli che tutti conosciamo. Ebbene, per me quel giorno è stato comunque un giorno fondamentale, una data fondamentale per la storia del continente, per la storia del suo rapporto con l'altro. Nell'introdurre la sua opera, I fantasmi del re Leopold, Adam O'Shain, lo storico americano, racconta come ha scritto questo libro e dice che un giorno ha incontrato una persona che aveva lavorato per la CIA, che disse, vantandosi, beh sì, la morte di Lumumba l'ho organizzata io. Allora, effettivamente alcuni a un certo punto hanno ammesso. Lumumba è stato ammazzato dagli americani, dai belgi, eccetera. Insomma, poi abbiamo saputo una serie di cose. Ma cosa voglio dire con tutto questo? Voglio dire che se si uccide Lumumba e se al suo posto viene messo Mobutu, un predatore che sta lì per 40 anni, che viene protetto, che viene difeso, a cui viene permesso tutto. Allora, se succede questo, non abbiamo il diritto, 40 anni dopo, non abbiamo il diritto di dirci innocenti su ciò che è accaduto in Congo, nella Repubblica Democratica del Congo. Se abbiamo fatto questo, se alcuni hanno fatto questo, allora hanno una grande responsabilità. La stessa cosa avviene quando lo Stato francese protegge Yadema durante 42 anni e poi lo fa sostituire dal figlio. Non è possibile a un certo punto dire, beh, ascoltate, loro sono indipendenti, facciano un po' quello che vogliono, non è colpa nostra se accade quello, io non ho nulla a che fare con questa situazione. No, non si può fare. E questo bisogna ricordarlo ogni volta, bisogna sempre ricordarlo. Si è trattato di indipendenze manipolate, di vere e proprie trappole. Ciò nonostante, questo lo vorrei aggiungere, nel 60, 61, 62, ogni mattina ci alzavamo e vedevamo che c'era stato un colpo di Stato in Africa. Quasi ogni giorno ce ne sono stati, non so, una sessantina. Sì, questa è l'Africa descritta da Amadou Kourouma nei suoi romanzi. Sì, beh, in questo periodo, come sapete, c'era stato il colpo di Stato in Sierra Leone, in Liberia, poi c'era stato il genocidio dei Tutsi in Ruanda, le guerre civili, l'Etiopia che diventa il simbolo di tutto questo, con le telecamere che riprendevano questi bambini che stavano morendo di fame, questi etiopi poverissimi. L'Etiopia è diventata il simbolo di tutto questo. Non c'è una competizione elettorale credibile, neanche una, anche in Senegal, quando ci sono state le elezioni dopo Senghor, che sono state truccate, anche se non con la violenza, ma questa è la realtà. Oggi tutto sommato, se prendiamo una cartina dell'Africa o due cartine dell'Africa, se su una segniamo i punti dove ci sono dei conflitti violenti, tribali o lotte di liberazione nazionali, eccetera, e sull'altra cartina, se cerchiamo di fare la stessa cosa, ci renderemo conto che
In due decenni, direi, in un paio di decenni, la situazione non è cambiata profondamente e mostra che tutto sommato che ci sono stati alcuni miglioramenti dal punto di vista politico, non economico, dal punto di vista economico è un'altra cosa, ma dal punto di vista politico, come dire, non ci sono più colpi di Stato ogni giorno. Oggi, quando i militari prendono il potere, non sanno cosa farne del potere, non sanno come gestirlo. Questo è quello che è accaduto in Guinea, in Niger. Sono costretti a dimostrare la loro buona volontà democratica, volontà di organizzare delle elezioni, poi sappiamo cosa succede, ma il semplice fatto che non ci si possa più alzare una mattina e dire sono il padre della nazione semplicemente perché ho un fucile in mano è già qualcosa, è già un piccolo cambiamento. Naturalmente c'è una apertura politica diversa, la stampa oggi è diversificata. Io ad esempio sono stato direttore di un quotidiano indipendente a Dakar durante vari anni, nessuno mi ha mai telefonato per dire perché il giornale ha dato questa notizia piuttosto che quest'altra. No, tutto questo ormai non accade più, quindi ci sono comunque dei cambiamenti. L'Africa non è più un bagno di sangue, l'Etiopia non è più assolutamente il simbolo del luogo dove i bambini con la pancia gonfia muoiono di fame. Per i quali bisogna raccogliere fondi, eccetera. Ecco, non voglio dire che l'Africa sia completamente e profondamente cambiata, ma quantomeno l'Africa ha cambiato direzione. L'Africa adesso va verso un'altra direzione. Una cosa interessante è ricordare che sebbene l'Africa stia cambiando direzione, appunto, non ha cambiato volto, ovvero conserva la sua cattiva reputazione. Da dove viene questo? Beh, questa è una domanda a cui noi non possiamo sfuggire. Io ho lavorato su questo, si può dire i mezzi di comunicazione non aiutano, eccetera, ma ho l'impressione che si tratti di qualcosa di ben più profondo, di un fenomeno, e con questo chiudo, che ho cercato di analizzare. Molto spesso, e qui parlo della mia esperienza aneddotica ma anche significativa, ho incontrato delle persone molto spesso, in Occidente, diciamo le cose come stanno, all'inizio della conversazione cosa mi si chiede di solito? Mi si dice io non conosco l'Africa, non ci sono mai stato, quindi si parla, mi fanno domande eccetera eccetera, ma dopo 10 minuti più o meno mi rendo sempre conto che queste persone che mi hanno appena detto magari che non sono mai state in Africa, che non ne sanno nulla dell'Africa, dopo 10 minuti vedo che hanno già un'idea molto chiara di ciò che è l'Africa, purtroppo un'idea che acquisiscono dai media, ed hanno anche spesso un'idea di quello che gli africani dovrebbero fare per cambiare le cose. Una persona che non è mai stata in Africa ma ci dice cosa dobbiamo fare. Allora, che cos'è che giustifica la legittimità di questi discorsi sull'Africa? Che cosa dà alle persone che non sono mai state in Africa, che non sono qualificate per farlo? Cosa dà loro l'autorità di parlarne? Lei ha portato avanti una vita di combattimento per l'Africa e la cosa è completamente diversa, ma mi capita molto spesso di incontrare persone che in un quarto d'ora pensano di poter risolvere i problemi del continente africano. Naturalmente ci sono i media che svolgono un ruolo abbastanza negativo in questo campo, però, e questo è quello che io definisco la nostra responsabilità, ovvero c'è il fatto che troppi intellettuali del continente, perché è più conveniente, perché è più politically correct, perché è più comodo, se si vuole far carriera, se si vuole essere ascoltati, è più comodo per queste persone ripetere nel mondo cose che gli occidentali hanno voglia di sentire.
senza far processi individuali, posso dire però che la maggior parte di queste persone magari hanno lasciato il continente quando avevano 4-5 anni, hanno lasciato l'Africa quando avevano pochi anni e magari ti dicono, per esempio, beh, io sono camerunese perché sono nato in Camerun, me ne sono andato quando avevo 5 anni, non ci sono mai tornato, ma io sono uno scrittore camerunese che del Camerun conosce solo quello che vede in televisione e lo ripete agli occidentali, che sono molto contenti di vedere che un africano conferma loro i loro pregiudizi. Questo è un punto che mi piacerebbe poter sviluppare, ma mi rendo conto che non abbiamo tempo. Ultima cosa, un ultimissimo punto, non so se potrò parlarne dopo. Un ultimo punto, per me parlare delle indipendenze significa anche cogliere l'occasione, Ziegler sarà d'accordo, cogliere l'occasione per rendere omaggio a tante, tante persone, e non soltanto Lumumba o Cabral, ma tante persone che sono morte per questa indipendenza. Mazza, un gran mazza! Sicuramente quello di Boris è un punto di vista molto originale, anche inedito e nuovo, sulla nuova direzione che ha preso il continente, però che non riesce a corrispondere all'immagine che questo continente ha. È interessante l'idea, questa sindrome di Tarzan di molti occidentali che vanno in Africa o rimangono in Europa, peggio ancora, e dicono agli africani come si salta da una liana all'altra stando in Europa. E l'ultima riflessione invece che sarebbe molto interessante sviluppare su gli africani occidentalizzati e che giudicano da partire dalla loro postazione della diaspora il continente. Siccome si parla molto del ruolo della diaspora anche in Africa stessa, sarebbe stato un punto interessante da sviluppare. Dobbiamo dare la parola a voi, non prima però di rivolgere un'ultima domanda ai nostri due illustri relatori, ai quali chiedo di rispondere con brevità in modo da permettere a voi di fare domande a loro. Penso che non possiamo chiudere questa prima parte del dibattito senza parlare dell'immigrazione africana. Sta diventando per me un'ossessione, però non possiamo dare per scontato che 8.000 persone, 10.000, 13.000 persone siano morte tra 1988 e 2004, 2005, 2006 nel canale di Sicilia nel tentativo di approdare in Europa. Quel mar Mediterraneo che noi continuiamo a pensare come il mare del dialogo, dell'apertura, dell'incontro tra le civiltà, prendiamo atto che oggi è un gigantesco cimitero a cielo aperto. Con migliaia e migliaia di giovani, di corpi giovanili, che hanno trovato nei fondali del mar Mediterraneo la loro sepoltura. Non possiamo in un dibattito sull'Africa questa sera rimuovere questo dato, perché c'è una gigantesca rimozione su questo. Recentemente ho chiesto, c'era il sinodo africano in Vaticano, ho scritto dicendo che se il sinodo africano poteva avere un senso, celebrato a Roma tra l'altro il sinodo africano, quel senso poteva essere nel portare una delegazione di vescovi africani a Lampedusa, perché Lampedusa deve diventare il luogo simbolico di questa immane tragedia, che non è solo del Mediterraneo, ma che è delle coste libiche e che è del deserto del Sahara, dove i corpi degli esseri umani si confondono con i corpi dei dromedari. E questa è una questione che riguarda l'Africa, ma che riguarda l'Europa. È una immensa tragedia di cui non abbiamo nemmeno minimamente e di cui le nuove generazioni chiederanno conto a noi, chiederanno a tutti noi, a lei, Ziegler, a te, dove eravate quando tutto questo accadeva. Oui, alors,
Allora, volevo dire qualcos'altro, ma voglio dire che trovo che l'Unione Europea sia segnata da una ipocrisia terribile, abissale. Da una parte l'Unione Europea organizza la carestia in Africa con i meccanismi che vi ho detto prima, la Banca Mondiale e l'Unione Europea organizzano la carestia in Africa, l'aumento rapido dei malnutriti, di coloro che muoiono di fame attraverso i meccanismi che vi ho esposto prima, dumping, speculazione di borsa sulle materie prime, sequestro delle terre coltivabili da parte dei rich funds, da parte della non trasformazione del debito estero, che è un enorme peso sui paesi africani. L'anno scorso il Mali ha esportato 380.000 tonnellate di cotone che non valgono più niente perché gli Stati Uniti fanno dumping sul mercato mondiale, e ha importato il 75% del riso, e il prezzo della tonnellata di riso è aumentato da $110 a $1200. E a questo bisogna aggiungere anche l'aumento del petrolio e quindi il costo del trasporto. Quindi che in questa situazione i giovani africani partano, attraversino il mare su imbarcazioni marce, perché la cultura della pesca è stata distrutta dagli accordi di pesca, quindi che questi giovani partano dalla costa del Senegal, da Saint-Louis per andare alle Canarie, si tratta di 2000 chilometri nell'oceano Atlantico. Ebbene, un terzo di questi giovani sparisce, e ne parlo nel mio libro L'odio per l'Occidente, e l'anno scorso 36.000 sono arrivate alle Canarie vivi, 4.000 hanno avuto un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. Ma ce ne sono tantissimi che spariscono. Lampedusa, scandalo dell'accordo tra Berlusconi e Gheddafi. Non solo l'Unione Europea, su richiesta dell'Italia, ha creato questa organizzazione militare semisegreta di cui non si parla mai, che si chiama Frontex, che deve intercettare le barche dei rifugiati della fame prima che arrivino nelle acque territoriali, perché la legge marittima internazionale dice che non si può espellere, ma anzi bisogna aiutare coloro che sono nelle acque territoriali, ma se sono intercettati in alto mare sono respinti. Quindi ci sono barche di rifugiati, a Roma c'è un ufficio che si occupa dei rifugiati, si tratta di persone assolutamente fondamentali. E il Guterres, l'ancien premier ministro del Portogallo, e l'ex primo ministro del Portogallo, che è l'alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite, ha messo a punto questa task force che sta a Roma, che ha mezzi di sorveglianza via satellite, e che dice a New York al governo italiano che una barca con 130 uomini, ma anche donne e bambini, per fare un esempio preciso, è stata individuata a largo delle coste di Malta con un motore in panne. Una barca completamente abbandonata. La Marina italiana non ha fatto niente. Questo è durato 15 giorni e l'imbarcazione è sparita dagli schermi radar. Frontex, con i suoi elicotteri notturni, è un'organizzazione militare. E la non assistenza praticata da alcuni membri dell'Unione Europea fanno sì che Lampedusa, combien di chilometri? Sì, è devenu
Quindi il tratto di mare tra Malta e Lampedusa è diventato un immenso cimitero marino. Quindi l'accordo tra Berlusconi e Gheddafi è uno scandalo assoluto, perché Gheddafi chiude in campi che sono veri e propri campi di concentramento e espelle come bestie nel deserto del Sahara i rifugiati, coloro che sopravvivono. Parliamo di congolesi, gabonesi, somali. E migliaia di queste persone muoiono poi nel deserto del Sahara. Questo permette al governo italiano di dire che abbiamo ridotto i numeri dell'invasione. No, non voglio fare politica. Vado a New York lunedì, quindi è meglio che stia attento, se no mi fucilano subito. Voglio dire qualcosa di generale. Il fatto che l'Unione Europea sia gravemente responsabile dell'aumento della carestia in Africa è il fatto stesso che reagisca con mezzi militari di respingimento in alto mare dei rifugiati della fame è intollerabile per un europeo. Seconda cosa che volevo dire, quando si parla di modello di sviluppo, no, non mi piace questa espressione. Tu sei un grande deputato, un grande diplomatico, ma noi viviamo sotto un regime di dittatura delle oligarchie del capitale finanziario globalizzato e multinazionali. Questo è il potere su questa terra. Io vengo dalla Repubblica di Ginevra, sono stato deputato, anch'io sono stato deputato, non è servito a niente, però lo sono stato. A Berna non serve veramente a niente. Repubblica di Ginevra, abbiamo 11% di disoccupati. Per la Svizzera si tratta di un fenomeno assolutamente nuovo, quindi la giungla avanza verso l'Europa. Ciò che l'Africa vive da di generazione, anche noi impareremo a viverlo. Quindi le conseguenze di questo capitalista monopolista. Gli spagnoli hanno fatto uno splendido sciopero generale a Madrid, l'Europa si risveglia, è vero, ma c'è una cosa che vorrei ancora aggiungere. Due minuti. Vorrei leggere qualcosa di estremamente nuovo, qualcosa che succede nei paesi del sud, e vorrei leggere, dato che Boris ha citato Aimé Césaire, forse il più grande poeta della diaspora, abito una ferita sacra, abito antenati immaginari, abito un volere oscuro, abito un lungo silenzio, abito una sete irrimediabile, abito un viaggio di mille anni, abito una guerra di 300 anni, eccetera. È una poesia stupenda. La memoria ferita dei popoli, ferita dalla schiavitù, ferita dall'occupazione, dai massacri coloniali. Oggi si sveglia e diventa coscienza politica, richiesta di riparazione e di scusa, una forza storica radicalmente nuova, perché oggi, dopo generazioni e generazioni, l'ultimo paese che ha abolito la schiavitù è stato il Brasile nel 1888. Bene, vorrei darvi un aneddoto. Sarkozy, presidente francese, è andato per la prima volta in Algeria nel dicembre del 2007 per negoziare accordi petroliferi tra i due stati.
diritti, stato produttore e stato consumatore. La delegazione francese arrivata al Palazzo Presidenziale algerino si siede a tavola, di fronte c'è la delegazione algerina e prima di iniziare i negoziati Bouteflika, il presidente, si alza e dice: prima di tutto voglio delle scuse per Sétif. Sétif è questo massacro spaventoso della legione straniera dell'8 maggio 1945, nel corso del quale la legione straniera ha massacrato 45.000 manifestanti disarmati che chiedevano pacificamente a De Gaulle semplicemente il rispetto delle sue promesse di autonomia. Quindi questo massacro spaventoso. Per scrivere il libro ho lavorato sulla documentazione francese. La risposta testuale di Sarkozy è: non sono venuto qui per la nostalgia. Non sono venuto per la nostalgia. Era stupito, era venuto per negoziare ed ecco che il presidente algerino si alza e dice: prima di tutto voglio delle scuse per Sétif. Non sono venuto per la nostalgia. Risposta di Bouteflika: la memoria prima degli affari, e non ci sono stati negoziati. E non solo sa, perché la dernière. E poi l'ultima visita di Stato in riparazione era prevista nel corso del giugno scorso di Bouteflika a Parigi. Però, visto che non erano arrivate le scuse, la visita di Stato è stata annullata. E questo è qualcosa di completamente nuovo. Sugli altopiani andini, per la prima volta da 500 anni, un andino diventa presidente della Bolivia. E non un intellettuale di sinistra, un contadino cocalero, Evo Morales, trasforma il paese negli ultimi 3 anni, espropria i trust, consacra la promozione della donna, una riforma agraria, trasforma il paese. Per questa memoria ferita che è diventata improvvisamente rinascimento identitario, forza sociale, movimento di resistenza, vittorioso in alcuni punti del pianeta, domani io penso che questo movimento sarà vittorioso in Africa. Avant de vous passer la parole, prima di dare la parola a voi, e due parole sul canale di Sicilia. Molto brevemente, perché mi rendo conto che il tempo va velocissimo. La cosa che ci colpisce davvero è la vicinanza tra l'Africa e l'Europa. Quando si sta in Tunisia, ad esempio, da Sidi Bou Said, in magari giorni di tempo limpido, si vede la Sicilia, è talmente vicina la Sicilia dalla Tunisia. Nel contempo però gli spiriti, le idee, i pensieri sanno che questa prossimità non ha senso. Cosa voglio dire? Cosa posso dire rispetto all'immigrazione? Io parlo di emigrazione perché considero il luogo dal quale le persone, dal quale questi giovani partono, per questo dico emigrazione. Innanzitutto è importante ricordare il fatto che i giovani africani sono disposti ad affrontare la morte, il deserto, il mare, eccetera. Sono disposti appunto ad affrontare la morte per fuggire dall'Africa, però non sono pronti ad affrontare i pericoli del continente per cambiare la situazione, ovvero rimanere sul continente per cambiare la situazione, e su questo dobbiamo riflettere. Una seconda cosa, in realtà si tratta solo di una questione di tempo. Perché? Perché le cose stanno cambiando. Prima abbiamo parlato di Areva, della società Areva,
c'è anche il fatto di Al-Qaeda nel Maghreb che ha un suo progetto ideologico, ma nel contempo non bisogna dimenticare che sono persone di Areva che vengono rapite, di questa grossa azienda. Perché? Perché si è preso coscienza del fatto che si può giocare sulle frustrazioni degli esclusi della società nigerina per prosperare, e questo è un elemento nuovo. Analogamente, per molto tempo, e con questo io non voglio rimproverare perché non conosco la situazione esattamente, però per quanto riguarda il Niger si aveva l'impressione che forse le cose non erano molto serie, e poi a un certo punto ci sono stati degli atti di violenza assolutamente nuovi nel continente, in Nigeria, che sono ad esempio le guerre civili, i problemi religiosi, eccetera. Ma a un certo punto, all'improvviso, questo progetto politico è stato quello che ha vinto, come in Iraq, come in Afghanistan, eccetera. E l'arma presa da questo progetto politico, l'arma adottata è il terrore. Senza pensare alla validità o meno del progetto, senza voler parlare di questo, voglio semplicemente ricordare che gli atti hanno un significato, e in questo caso c'è stato un cambiamento che deve essere considerato. La questione dell'immigrazione ha un senso, quindi, rispetto a noi, rispetto alle soluzioni che saranno apportate a breve a questo problema, ma ha un senso l'immigrazione anche rispetto alle società europee, perché non soltanto si tratta di un fenomeno che interroga un paese come l'Italia, la Francia, circa la propria identità, eccetera, ci sono una serie di dibattiti che conoscete senza dubbio meglio di me su questo argomento, ma il modo in cui questo argomento viene trattato alimenta logiche xenofobe spesse volte, una specie di irrigidimento delle persone, e questo spinge, diciamo, una gran parte del continente europeo ad adottare idee di estrema destra, quindi c'è una specie di seduzione, diciamo così, per un certo tipo di pensiero che si pensava morto dopo la Seconda Guerra Mondiale, che invece torna, non come prima, per carità, ma è un pensiero che sta tornando poco a poco, in particolare rispetto al fenomeno dell'immigrazione. Quindi non è poca cosa, è qualcosa che invece sta cambiando, sta disegnando un destino politico del continente europeo diverso, in un contesto in cui l'accesso alle risorse degli altri paesi d'America Latina, ad esempio, è diventato sempre più problematico, ed anche l'accesso alle risorse di beni dei paesi africani e dei paesi medio orientali. Volevo soltanto aggiungere questi due piccoli commenti affinché il pubblico possa ora intervenire. Grazie Boris. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo, ci sono dei microfoni in giro per la sala, mi dicono. E domande breve, sono sicuro incisive, e risposte altrettanto brevi, perché dobbiamo chiudere per le 17 meno un quarto e 17 meno 10. Buonasera, è notizia di circa un anno e mezzo fa che la Corea del Sud ha comprato una vasta distesa di territorio in Madagascar per sopperire alla propria sussistenza agricola. Com'è possibile che uno Stato africano indipendente permetta una cosa di questo tipo, dato che queste risorse saranno impiegate per gli abitanti della Corea e non per il loro paese? Ho raccolto qualche risposta, qualche questione. Altre domande? Buonasera, grazie. Volevo sapere, quando lei citava quegli scrittori che poi si sono trasferiti, insomma, se si riferiva a quella scrittrice dello Zambia che poi è andata a Cambridge, ha fatto il dottorato e ha scritto questo libro, Dambisa Moyo. E poi volevo
sono piacevolmente sorpreso dal fatto che non abbiamo mai parlato praticamente di aiuti umanitari, di aid assistance, aid effectiveness e questo, perché comunque concentriamo il nostro discorso su tematiche dell'Africa, cioè l'Africa e non il resto del mondo. Però volevo sapere com'è stata la reazione della società civile, del suo contesto, cioè universitari, professori in Senegal o comunque lei, che lei conosce, a queste provocazioni. E poi una brevissima a Jean Ziegler, che mi è piaciuto moltissimo il suo intervento sulla riforma del sistema, però obiettivamente è dell'Unione Europea. È innegabile che le lobby degli agricoltori e degli allevatori di animali, di bovini, sono quelli che garantiscono poi i voti agli parlamentari europei per essere rieletti e per rimanere comunque nei loro posti. Ora, parlare di dumping e cercare di evitare il dumping che succede, che è un problema enorme, obiettivamente ci sarebbe quello scontro con queste situazioni, come si può risolvere? E non sono neanche molto d'accordo con quello che lei ha detto riguardo a Obama e il biofuels, perché non crede che, se abbiamo detto che la produzione di cibo è abbastanza sufficiente o potrebbe essere sufficiente ed è la distribuzione del cibo che è il vero problema, non crede che se cercassimo di spostare, magari se gli Stati Uniti investissero in biofuels, così in modo da permettere di staccarsi un attimo dalle dipendenze del petrolio, nel futuro potrebbe garantire a quei paesi che forniscono poi agli Stati Uniti il petrolio di concentrarsi sull'industria nazionale con sorte di misure protezionistiche, o insomma una domanda così. Grazie. Altra domanda, poi passiamo la parola ai nostri ospiti. Buonasera. Intanto complimenti per i vostri interventi. Io volevo fare una domanda che può essere anche un po' bizzarra. Spesso, è una domanda bizzarra che può servire a costruire uno scenario e capire degli scenari che si possono aprire. Spesso in geopolitica ci si domanda a cosa serve l'Italia, a cosa serve gli Stati Uniti, a cosa servono gli Stati Uniti, a cosa serve l'Europa. Se vi facessero questa domanda, a cosa serve l'Africa, le Afriche naturalmente, ma a cosa serve l'Africa oggi? Altre due, sì, se siamo brevi, prima lui, poi prima diamo lui la parola al relatore. Prego. Sì, buonasera. Intanto una provocazione a professor Ziegler. Non ho capito, lei pensa che in Niger piuttosto che in Algeria sia a questo punto meglio un'alleanza tra le istituzioni locali e la Cina, faccio l'esempio, piuttosto che una presenza della Francia, che comunque indiscutibilmente è soggetto democratico? E poi, a proposito del, voi avete parlato di orientation, se non sbaglio, in senso orientamento di tutto il continente africano. Ecco, in termini concreti, orientamento come lo traducete per quanto riguarda una situazione in cui l'Africa ha tutta la possibilità, perché vuole, con l'Unione Africana, di gestire una situazione come il caos Somalia? Grazie. Ultima, Somalia. Ha chiesto la parola al signore qui con gli occhiali, posso? Ne ha facoltà. Grazie. Prego. Lei ha parlato di sua domanda. Somalia. Ok, grazie, complimenti per l'interessantissimo dibattito, davvero commovente. Poi volevo chiedere due cose brevissime. Ci sono in Africa alcuni capi di governo che stanno fronteggiando i governi europei in modo chiaro, come secondo me uno di questi è il capo del Zimbabwe, Mugabe. E ci sono altri governi che invece sono assolutamente piegati totalmente ai governi inglesi e americani. Il problema probabilmente è che quelli che in un certo senso si stanno cercando di opporre probabilmente non rispettano i diritti umani, non hanno idea di, insomma, di come si potrebbe organizzare davvero una democrazia. Ora, vorrei capire se secondo voi è possibile coniugare un'autodeterminazione dei popoli e quindi un'indipendenza reale
economica dal Regno Unito e dall'America, con il rispetto dei diritti umani e la creazione di valori democratici. Quindi, se è possibile, secondo voi, coniugare queste due cose. Poi la seconda domanda è se secondo voi la creazione degli Stati Uniti d'Europa, dell'Africa, una eventuale futura, non lo sappiamo, potrebbe servire a questo processo. Grazie. No, non pensavo a questa scrittrice dello Zambia, in realtà non la conosco. Questo libro lo conosco, l'ho regalato a mia figlia, ma in realtà non pensavo a lei. Pensavo in realtà ad altri autori di cui non voglio fare il nome. Per quanto riguarda l'aiuto umanitario, sono assolutamente d'accordo, devo dire, con coloro che dicono che si tratta di qualcosa che purtroppo è completamente manipolato anche qui, ovvero le condizioni nelle quali questi aiuti vengono accordati fanno sì che in realtà oltre al beneficio morale, diciamo così, ovvero io sono colui che aiuta, io sono generoso, io sono buono, eccetera. Beh, in più c'è il fatto che questo aiuto ritorna semplicemente a coloro che lo offrono, perché c'è un ritorno in questi aiuti, e oltre a tutto questi aiuti contribuiscono non soltanto ad impoverire i paesi africani che continuano a stare al gioco, ma anche a far perdere alle persone la stima per loro stessi, la loro energia, l'orgoglio. Potrebbero invece affrontare da soli i loro problemi. Quindi si tratta di una specie di calmante, una specie di tranquillante che teoricamente elimina il dolore, ma che non cura la malattia, una malattia da cui traggono vantaggio altri. L'ultima osservazione riguarda lo Zimbabwe. È vero, alcuni amici, come Traoré o altri, insieme a me abbiamo fatto circolare 2 o 3 anni fa, lo avevo anche mandato a Internazionale, una petizione, avevo mandato appunto questa petizione per denunciare le sanzioni contro lo Zimbabwe, e c'era una specie di, come dire, campagna completamente delirante contro Mugabe. Nonostante questo, però, siamo anche consci del fatto che si sta cercando di difendere qualcuno che non è certamente un modello di rispetto dei diritti umani. Quindi sono d'accordo con lei, questo è un grande dilemma, è difficile effettivamente, però non si ha sempre voglia di essere guidati da qualcuno, di far parte dello stesso gregge. Poi per la Cina, beh, questa è una domanda che mi viene rivolta spesso. Io considero questa questione in realtà come una cosa di importanza relativa. Alcuni dicono: ecco, l'Africa si sta allontanando dall'Europa ma si sta avvicinando alla Cina. Beh, questa formulazione secondo me è una formulazione sbagliata in 2 sensi, ovvero che cosa significa questo? E poi c'è l'idea secondo cui in fondo si può percepire il destino dell'Africa soltanto dicendo che l'Africa collabora con qualcuno di più potente di lei, e quindi si escludono una serie di schemi di ragionamento, per esempio uno schema secondo il quale l'Africa non avrebbe bisogno di nessuno. Questo è qualcosa che mi sorprende ma mi sciocca anche un po', lo ammetto. La questione sulla Cina appunto non ha senso, dicevo, semplicemente perché non c'è un continente africano che nella sua globalità, nel suo insieme, si dirige verso la Cina e la Cina di fronte che aspetta a braccia aperte, no.
Qui siamo immersi in una serie di logiche nazionali, ovvero ogni Stato può scegliere cosa fare, ogni Stato può scegliere di, che so, negoziare con l'Australia, con la Cina, con il Canada, con qualsiasi altro paese su qualsiasi cosa, perché ogni Stato, in base alla sua storia, in base alle sue necessità, ai suoi itinerari, ai suoi interessi, deciderà cosa fare. Quindi l'errore sta nel pensare, nel concepire la situazione in termini di Africa in generale, che si butta fra le braccia della Cina, che l'Africa scende dal grembo dell'Occidente per salire in grembo alla Cina. Ma abbiamo davvero sempre bisogno di salire in grembo a qualcuno noi? Succede forse questo in alcuni paesi, ma per favore considerate che questi paesi liberamente, in funzione dei loro interessi, delle loro, dei loro valori, di ciò che vogliono, fanno una scelta e pensano: beh, la Cina è più interessante rispetto all'Australia o al Canada. È solo questo che succede, non si può teorizzare questa cosa più di quanto non sia. Quindi rapidamente risponderò alle domande che mi sono state rivolte. Madagascar, sì, ha ragione, 120.000 ettari sono stati ceduti non allo Stato sudcoreano, ma Daewoo, questa multinazionale sudcoreana, contro la promessa di infrastrutture, creazione di occupazione nelle campagne, eccetera. Ma la reazione del popolo malgascio è stata quella di rovesciare il presidente, ed è formidabile. Hanno detto no, è un popolo già che è povero, quindi se 120.000 ettari sulla parte più fertile, dove ci sono le risaie, sono consegnati in cambio di vaghe promesse ad una multinazionale coreana, ebbene i malgasci si sono ribellati e hanno cacciato il presidente. Quindi magnifico popolo malgascio. Poi, secondo problema, la lobby agricola. È vero, è una lobby potente. In Francia la Camera dell'Agricoltura è una forza elettorale straordinaria. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, tutti i presidenti delle Camere dell'Agricoltura vanno direttamente all'Eliseo, hanno un potere elettorale enorme. Quindi il sistema delle sovvenzioni, produzione e esportazione deriva da questo. Mio nonno era contadino in Alsazia, tra Colmar e Strasburgo. Lui si considerava un produttore, ma oggi c'è una multifunzionalità dei contadini. Sono produttori di alimenti, chiaramente, ma allo stesso tempo sono anche custodi del paesaggio. Se non ci sono più contadini nella valle di Zermatt, di Montanacro, eccetera, eccetera, in un anno o due anni avremo serpenti, avremo valanghe, avremo paesaggi distrutti. Quindi lo Stato, in funzione di questa multifunzionalità, è una coscienza che sta apparendo piano piano, ancora non all'Unione Europea, ma in seno ad un certo numero di sindacati contadini, ricordiamo José Bové per esempio. Ebbene, José Bové è a favore della multifunzionalità dei contadini e il contadino deve essere ricompensato dallo Stato non in funzione della produzione, ma in funzione di questo lavoro che fa per l'interesse pubblico di custode, di controllore del paesaggio. Ecco questo che volevo dire. Poi, terza cosa, Obama. Quindi non tornerò indietro. Ha potenziato il programma di Bush, Iowa. C'è mais dappertutto, enormi trattori, enormi trebbiatrici e che mettono i semi direttamente nella raffineria del bioetanolo.
e il pipeline esce alla fine dell'impianto. Quindi milioni di tonnellate di mais bruciate, e questo continuerà in questo modo. Ma l'Unione Europea farà la stessa cosa. Cittadini italiani, avete l'obbligo di fermare questa direttiva, perché la direttiva dell'Unione Europea dice che entro il 2020 almeno 10% di tutta l'energia, quindi non solo i carburanti, ma tutte le energie consumate nei 27 paesi dell'Unione, deve essere di origine vegetale e non più fossile. Abbiamo fatto calcoli estremamente precisi, calcoli che l'Unione Europea non contesta. I contadini europei, anche se si trasformassero totalmente in produttori di bioetanolo, non potrebbero coprire queste esigenze. Bisognerà per forza far riferimento a una terza parte africana, quindi bisogna assolutamente fermare questa direttiva. Terza cosa, il bisogno europeo è di 60 milioni di barili al giorno, si tratta di un fabbisogno enorme. Quindi torno al terzo punto, la Cina. Nel mio libro c'è tutto un capitolo sulla Cina. La Cina è uno stato di polizia terrificante. Abbiamo un partito unico, c'è una parte della popolazione che soffre un'enorme miseria in alcune parti della campagna. I figli e figlie della nomenclatura del Partito Comunista Cinese invece sono multimiliardari e sono una frazione dell'oligarchia del capitale finanziario mondializzato. Si tratta di una parte effettiva. Ricordiamo che lo sciopero in Cina è un crimine penale. Fondare un sindacato che non sia un sindacato statale è un crimine che vi porta in prigione. Questo vuol dire che la Cina può essere concorrenziale all'interno di questo sistema cannibale. Per prendere per esempio l'esempio di Tangia e dell'uranio del Niger. Tangia ha ricevuto una delegazione cinese che è in concorrenza all'interno dello stesso sistema di prevaricazione e saccheggio delle risorse africane. Quindi concorrente di Tareva. E sono stupito che sia ancora vivo questo presidente. Per il momento è ancora vivo, non sappiamo dove sia esattamente, però è ancora vivo. C'è un nuovo colonnello. Quindi questo per parlare della Cina. Quindi non bisogna dire gli africani sono pro-cinesi, reagiscono come possono nei confronti dei predatori che per il momento non possono mandar via. Utilizzano i conflitti interni tra le diverse oligarchie. Poi la Somalia. Io sono stato inviato speciale per il diritto all'alimentazione all'ONU e Kofi Annan mi ha affidato una missione in Somalia. Si tratta di una situazione complicata perché il governo somalo riconosciuto dall'ONU si trova in un hotel di Nairobi. L'ultimo stadio della decadenza dello Stato è la Somalia, è la frammentazione totale di un paese che è magnifico, una sola lingua, una sola religione. Quindi non si tratta di una pluralità dove ci sono diverse popolazioni e quindi dove è normale che ci siano dei conflitti. In questo caso un paese imploso, quando questo paese ha un'unità linguistica, etnica formidabile e questo paese è sparito dalle carte mondiali e si tratta di un punto dove si affrontano dei gruppi che non possono essere identificati spesso.
gli americani hanno inviato gli etiopi, però non ho il tempo di esaminare la situazione nei dettagli. Però ci sono paesi africani che spariscono dalla cartina del mondo e questo fenomeno può accelerarsi se la resistenza non è abbastanza forte e il capitale occidentale conserverà degli arcipelaghi. Il Gabon, per esempio. Ci sono i campi petroliferi e poi la miseria più nera giusto al di fuori dei recinti. Chiudo con una frase di Georges Bernanos, perché ho citato molto Marx e questo non bisogna farlo. Quindi Georges Bernanos, grande scrittore cattolico, che ha detto: Dio ha come uniche mani le nostre. Dio ha solo le nostre mani. Quindi siamo noi che dobbiamo cambiare questo mondo, perché sennò nessun altro lo farà. Grazie. Allora ringrazio Boris Boubacar Diop davvero per le cose che ci ha detto. Ringrazio il professor Jean Ziegler, invitandovi ovviamente a leggere i loro libri che sono tradotti in italiano, sia i libri di Boris Boubacar Diop che i libri di Jean Ziegler. Grazie a Internazionale che oggi ci ha permesso di cambiare l'agenda setting dell'informazione in Italia, che spesso all'Africa dedica degli spazi assolutamente inesistenti. Grazie a voi e buon proseguimento col Festival di Internazionale. Grazie.